Benvenuta a Lorenza Guerra Seragnoli, padrona di casa, ideatrice di questo appuntamento che ormai è imprescindibile per il territorio di Bologna. Ben ritrovata Lorenza. Buongiorno a tutti. Grazie. Due settimane Laura. Davvero impegnative per anche il tuo staff, ma soprattutto per questi educatori che hanno permesso a questi bimbi di essere davvero in un ambiente protetto, ma sempre con lo sport come tema dominante. Sì, sicuramente, come hai detto tu, lo staff è molto impegnato nel riuscire a organizzare questo tipo di attività, anche perché come società siamo molto impegnati nel sociale, diciamo la nostra società è una società che lavora nello sport, e quando riusciamo a dare con quello che è il nostro expertise, le nostre capacità, qualcosa ai bambini, diciamo il nostro focus sono i bambini principalmente, e tramite lo sport e i valori che esso trasmette, per noi è veramente una grande gioia. Quindi tutto quello che la società impegna nella parte, diciamo, profit è equiparato a quello che investiamo nel no profit. Devo ringraziare chiaramente il centro Barca e lo staff, come dicevi tu, chiaramente Anna Maria, perché i ragazzi sono bravissimi che li seguono, perché senza dei ragazzi dello staff così competente sarebbe realmente difficile poter realizzare questi camp, perché noi possiamo idearlo, ma poi sul campo scendono gli allenatori, i ragazzi che si occupano quotidianamente di loro, e sono anche molto bravi, perché sicuramente, specialmente in questo caso, ci sono dei ragazzi che provengono da situazioni di difficoltà, quindi dalle realtà sociali anche un po' complicate, e anche quindi non c'è un tema solo di gestione della giornata normale, rutinaria, quindi di farli fare sport, ma anche di gestione un pochino dei bambini e di riuscire a educarli a stare in un contesto di socializzazione. Quindi devo dire che veramente fanno un ottimo lavoro e questo è fondamentale. Non so se ne vuoi parlare, ma a giugno, il 2 di giugno, c'è stato anche il trofeo Seragnoli, quindi tutta l'attività riferita al territorio di Bologna con le scuole, con i bambini, è ripartita dopo chiaramente i problemi con la pandemia. Sì, fortunatamente diciamo quest'anno siamo riusciti, i camp siamo riusciti negli anni, nonostante la pandemia, a portarli avanti, chiaramente con tutte le riserve, le attenzioni del caso per il distanziamento eccetera. Quest'anno è ripartito finalmente il trofeo Seragnoli, che è un trofeo per il territorio molto sentito delle scuole, e ridotto perché non siamo riusciti ad andare in giro per le scuole di Bologna a far praticare il basket, ma abbiamo fatto una giornata molto importante al Paladozza, dove è stata anche una cosa diversa perché le famiglie hanno potuto partecipare, i genitori che non vedevano forse loro, non li hanno mai visti i bambini fare la finale del trofeo Seragnoli, e quindi è stato anche molto emozionante col tifo, con il Paladozza pieno di genitori che tifavano per i propri figli. E l'importanza del gruppo LGS Sport e di tutte le sue attività è ricordato anche in questo video dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Cari amici, volevo ringraziare il Lorenzo Guerra Seragnoli Camp, Sport Camp, per la qualità espressa nell'offrire opportunità di attività motorie sportive per diverse discipline sportive, e contemporaneamente farlo con una grande attenzione all'inclusione sociale in favore soprattutto di coloro che vivono in famiglie che per ragioni diverse hanno conosciuto qualche difficoltà o molte difficoltà. Noi abbiamo bisogno di puntare sullo sport. Vorrei dare qui un annuncio: quest'anno nelle quinte elementari, le chiamo come le chiamava la mia generazione, Sport e Salute, d'intesa con il governo, inserirà figure professionali che possano aggiungere ore di attività motoria ed avviamento alla pratica sportiva. La Regione Emilia-Romagna, prima in Italia, ha deciso che non solo le quinte elementari, ma fin dalla prima elementare per tutte le classi seconde, terze, quarte e ovviamente quinte, vorrà dare il proprio contributo per fare la stessa cosa. Lo sport significa anche socialità, soprattutto nei bambini e nei ragazzi. La pandemia ha costretto alla cosiddetta didattica a distanza, ma oltre a questo non hanno nemmeno potuto fare attività motoria di squadra, in gruppo, e quindi questo ha portato a mancare una delle migliori condizioni che lo sport offre, quella della socializzazione tra le persone, in questo caso bambini
e ragazzi per poter stare insieme, fare amicizie, imparare se lo sport è praticato e insegnato bene, anche che come nella vita si può vincere e si gioisce, ma si può anche perdere e accettare senza drammi la sconfitta. Insomma, lo sport è importante, è coesione sociale, è corretti e sani stili di vita, è anche una grande opportunità di indotto per il territorio, anche perché crea opportunità di lavoro o di promozione del territorio stesso, oppure anche un indotto che arriva direttamente dal turismo sportivo. L'abbiamo visto al MotoGP mondiale di Misano Adriatico domenica scorsa con 100.000 presenze nel weekend, lo vedremo in questa settimana a partire da oggi che è martedì per la Coppa Davis che per 6 giorni e per i prossimi 5 anni torna con i più grandi campioni azzurri e del mondo nel bolognese in Emilia Romagna, lo vedremo all'Ironman di Cervia sabato prossimo, l'unica tappa italiana del circuito internazionale che porterà decine di migliaia di praticanti appassionati e anche un indotto turistico di diversi milioni di euro. Anche noi abbiamo avuto come regione molta attenzione al sociale perché abbiamo fatto bandi durante la pandemia e continuiamo a farli per dare a quelle società sportive o quelle realtà territoriali che farebbero fatica ad organizzare eventi o manifestazioni perché magari a corto di un po' di risorse, facciamo bandi pubblici per dare una mano e contributi, soprattutto quando sono attività e iniziative a carattere territoriale e sociale. Quindi davvero complimenti, spero che il vostro esempio venga replicato in altre parti della nostra regione. È molto confortante vedere che c'è chi vive lo sport non solo come occasione di ricavi o di guadagno economico, per quanto legittimo, ma anche e soprattutto come opportunità per l'intera collettività con un occhio di riguardo. Questo è davvero tipico dell'Emilia Romagna verso chi è più in difficoltà. Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, che fa giustamente i complimenti alla tua organizzazione e alla tua idea che 5 anni fa è stata veramente innovativa. Sì, infatti sono molto contenta che ci sia stata questa sua, diciamo, condivisione e conoscenza del nostro progetto e quindi comunque anche un apprezzamento di quello che facciamo, perché l'impegno c'è. In questi 5 anni abbiamo iniziato questo, diciamo, questo camp e chiaramente è un bel traguardo, perché quando l'avevo pensato non credevamo che avessimo poi chi ci supportasse, perché la tematica proprio è riuscire a fare un qualcosa di completamente gratuito per i ragazzi. Poi sono tanti anni che facciamo diverse cose, quindi che sicuramente la regione, il comune è consapevole, perché condividiamo tutti i nostri progetti e nella maggior parte abbiamo chiaramente il loro patrocinio e la loro quindi approvazione di quello che facciamo, come il trofeo che quest'anno riprenderemo finalmente tra le case famiglia, il torneo LGS Junior Team, che è la prima attività che 11 anni fa è di calcio, un trofeo di calcio, di calcetto, e per tutte le case famiglie del territorio di Bologna, e quello è sempre stato assolutamente sostenuto, non avevamo, diciamo, il supporto di sponsor come in questo caso, era un qualcosa con raccolte fondi che tramite i nostri eventi siamo sempre riusciti a portare avanti. Quest'anno finalmente abbiamo deciso di riprenderlo. Grazie davvero a Lorenza Guerra Serani, abbiamo parlato degli sponsor.